Ciao a tutti, risolviamo in questo ultimo video, prima di iniziare un nuovo argomento che sarà quello dei sottospazi intersezione, somma, Grassmann, eccetera. Facciamo un po' di esercizi di riepilogo su quello che abbiamo fatto fino a questo momento. Ci danno un vettore, ci dicono determinare H e K, dove H e K sono due valori reali, di questo vettore HK01, determinare HK in modo che il vettore di R4, dello spazio vettoriale R4, appartenga al sottospazio vettoriale generato dai due seguenti vettori, vettori che ci vengono dati in forma di vettori colonna 1, 0, 1, 0 e 0, 1, 0, 1. Dunque, come dobbiamo fare? Ci chiedono di determinare HK finché questo vettore appartenga al sottospazio vettoriale generato da questi vettori. Allora, intanto notiamo subito che se questi vettori li mettiamo in una matrice 1, 0, 1, 0 e 0, 1, 0, 1, dobbiamo determinare evidentemente una base e la dimensione di questo sottospazio W di R4. Oh, è evidente che se notiamo subito questo, notiamo che i vettori sono chiaramente linearmente indipendenti perché abbiamo preso questo minore 2 per 2 che viene diverso da 0, viene 1, diverso da 0, quindi i vettori sono linearmente indipendenti. Quindi possiamo dire che generano un sottospazio di dimensione che è sicuramente pari a 2. E inoltre una base è proprio quella costituita dai vettori, come lo vogliamo chiamare? Li chiamiamo W1, W2, chiamiamoli così. Quindi questo lo chiamiamo W1, non ci danno dei nomi, li diamo noi. Una base è proprio quella costituita dai vettori W1 e W2. Ora, affinché quel vettore, che possiamo chiamare W generico, HK01 appartenga al sottospazio W di dimensione 2 dello spazio vettoriale R4. Ora, come al solito, dobbiamo imporre la condizione secondo la quale i due, no? Producendo due, per esempio, scalari, il reale, lambda 1, lambda 2 appartenenti reali, devono esistere questi due lambda 1, lambda 2 affinché risulti che W, che è quello, sia pari a lambda 1 W1 più lambda 2 W2. È evidente, come al solito, ci deve valere questa dipendenza lineare. Questo è il nostro esercizio. Tutto si basa su questo, il che significa che, no? Oh, ce li danno chiaramente in colonna, quindi noi li diamo in colonna. Quindi HK01 uguale a lambda con 1, cambia niente, eh? In questo caso colonna riga cambia poco, però dobbiamo essere precisi, 1, 0, 1, 0 più lambda con 2 moltiplica 0, 1, 0, 1, eccolo qua. Ora, è evidente che questo è come dire che la matrice formata da questi tre vettori abbia rango pari a 2, pari alla dimensione del sottospazio. Quindi questa è la nostra relazione di dipendenza lineare, ovvero questo in termini matriciali significa semplicemente costruirsi una matrice che indichiamo con A, che abbia, ripeto, rango 2, dove A evidentemente sarà, in questo caso, colonna 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1 e H, K, 0, 1. A questa matrice possiamo prendere chiaramente questo minore qui, vedete che è minore di ordine 2, di secondo ordine non nullo, applichiamo il teorema degli orlati imponendo che vengano 0 i minori orlati. Quindi cominciamo da questo, M ad esempio 1, 2, 3, 1, 2, 3, che non è altro che questo, no? Scriviamo in piccolo 1, 0, 0, 1, poi abbiamo H, K, 1, 0, 0, eccolo qua. Oh, affinché questo sia 0, applichiamo ad esempio Laplace, no? Questo è 1, 3, quindi positivo 1 che moltiplica 0H1K. Vedete? Viene meno H. Quindi questo è venuto meno H. Segnatevelo. Il determinante del primo minore è meno H, me lo scrivo qua in alto. Prendo il secondo minore che anch'esso lo impongo, lo vado a imporre che sia pari a 0, altrimenti applicando appunto il teorema degli orlati. Beh, il secondo è sempre un altro. Questo sarà un MD, questo sarà 1, 2, 4, 1, 2, 3, no? Ovvero, questo sarà 1, 0H, chiaramente 0, 1K,
è 011. Dico, scusa, applicando il primo teorema di Laplace a questa colonna, la prima, otteniamo 1k 1 1 1 per 1k 1 1, e viene che 1 per 1 per 1 1 meno k per 1 1 meno k uguale a 0. Dobbiamo porre che siamo entrambi uguali a 0, che vuol dire che h meno h uguale a 0 meno h uguale a 0, 1 meno k è 0 quando k è uguale a 1. Quindi possiamo dire che affinché questa matrice abbia rango 2, tali minori, e quindi affinché in questo caso il vettore W HK01 sia un vettore appartenente a sto spazio generato dai vettori W11010 e W20101, deve risultare che il rango di A sia 2, e questo succede solo se H è 0 e K è 1, solo in questi casi. Naturalmente non faccio notare come in effetti quando H è 0 e K è 1 il vettore W viene a coincidere col vettore in effetti proprio W2. Così si risolve questo esercizio. Vediamo subito di risolverne un altro. Dunque, facciamo un esercizio che abbiamo già visto più volte, ma lo rifacciamo. Ci chiedono di verificare che questa equazione x con 1 più 2x con 2 meno x con 3 uguale 0 rappresenti un sottospazio vettoriale W di R4, attenzione, di R4, e determinare la dimensione di W e anche trovarne una base. Dunque, questo è sicuramente un sistema lineare omogeneo di m equazioni pari a 1, n incognite pari a 4. Pari a 4 perché parliamo di uno spazio vettoriale pari a R4, Pertanto, sappiamo che le soluzioni, abbiamo visto tante volte, di un sistema lineare omogeneo sono sempre, rappresentano un sottospazio vettoriale, in questo caso di R4. Pertanto, cosa possiamo fare? Come al solito, intanto notiamo come questa matrice, la matrice associata, è di questo tipo 1, 2, mettiamo 1, 2, meno 1, 0. No? Questa è la matrice, che ha sicuramente rango 1. P, visto che questo sistema lineare omogeneo ammetterà infinito alla n-p soluzioni, quindi possiamo già dire che il sistema ammette infinito alla 3 soluzioni, quindi possiamo dire che la dimensione di W è 3. A questo punto non bisogna far altro che trovare una base con l'insieme delle soluzioni. Per farlo è molto semplice, ricordiamo che allora x con 1 è pari a x con 3 meno 2x con 2. Ora poniamo, attenzione, x con 4 non c'è, ma attenzione, la poniamo pari ad esempio a t. Poi poniamo x con 2 ad esempio pari a lambda e x con 3 pari ad h. Naturalmente comunque presi, non lo scrivo per motivi di spazio, comunque presi h, t e lambda parametri reali. A questo punto avremo evidentemente che l'insieme delle soluzioni, le infinite delle tre soluzioni saranno x con 1 che è h meno 2 lambda. Poi x con 2 abbiamo visto che è pari a lambda, x con 3 che è pari ad h, e poi x con 4, attenzione da non dimenticare che è t. A questo punto separiamo i nostri parametri, cioè questo è ancora uguale. Allora, cominciamo. H 0 h 0 più meno 2 lambda lambda 0 0 più, scriviamo un pochino più stretto così ci facciamo sta tutto, ovviamente infinito la 3 devono essere 3 le parentesi, no? Questo mai l'avete capito, uguale, ripeto, allora h, vedete è molto facile, lascio in pratica, divido per variabili h, poi nel secondo posto non c'è h quindi metto 0, c'è h al terzo posto quindi metto h, che ancora qualcuno magari non ha capito, ma molto semplice. Poi per lambda abbiamo il primo posto meno 2 lambda lambda, poi non ci sono nel terzo nel quarto lambda quindi metto 0 0 più, infine t, t c'è solamente al quarto posto, quindi 0, 0, 0, t. Raccolgo h, lambda e t e ottengo uguale h che moltiplica 1, 0, 1, 0 più lambda che moltiplica meno 2, 1, 0, 0 più t che moltiplica 0, 0, 0, 1. E quindi posso dire che una base B di W, che ha dimensione 3, visto che il sistema
omogeneo, ammette infinito altre soluzioni che sono poi insieme alle soluzioni proprio, ricordiamo, un sottospazio vettoriale W di R4, B, scriviamolo in colonna per esempio, no? Eccole qui, fa 1, 0, 1, 0, meno 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ecco qui risolto l'esercizio. Facciamo il terzo. Come ultimo esercizio risolviamo questo, dove naturalmente in questo caso ci danno dei tre vettori, però il terzo V3 al valore di un parametro K. Allora, il vettore V1 è a coordinate, anche in questo caso i vettori ci vengono assegnati in forma di vettori colonna 1, 0, meno 1, 2, V con 2, 2, meno 1, 1, 2, V con 3 e meno 1, 2, K, K più 7, con K valore reale, eccolo qua. E ci chiedono di determinare il valore di questo parametro K, di K reale, affinché i seguenti vettori di R4, attenzione R4, siano linearmente dipendenti, LD. Poi ci dicono, in tal caso, scrivere le equazioni parametriche e cartesiane del sottospazio generato W, generato da LD, V1, V2, V3, e dopodiché ci dicono di completare la base composta dai vettori V1, V2 in una base di R4. Bene, ci sono varie domande, andiamo subito a rispondere a queste domande. Allora, prima cosa, mentre cambio pennarello, vi do qualche secondo per pensare. Ci chiedono di determinare K affinché i tre vettori siano linearmente dipendenti. Dobbiamo mettere questi tre vettori, visto che ce li hanno in forma di vettori colonna, prendiamo una matrice A, ecco qui, 1, 0, meno 1, 2, prima colonna, seconda colonna sarà il vettore, le coordinate del vettore colonna V con 2, 2, meno 1, 1, 2, poi vedete prendiamo meno 1, 2, K, K più 7, e lo mettiamo anche questo in colonna. Il rango di questa matrice deve essere 2. Come possiamo fare? Allora, possiamo evidentemente ragionare in vari modi. Io prenderei, in questo caso, questo minore, 2 per 2, 1, 2, 0, meno 1, che ha come determinante il valore meno 1, diverso da 0, e applicherei il teorema degli orlati. Quindi prenderei il primo minore e 1, 2, 3, 1, 2, 3, cioè questo, ottenuto orlando questo minore 1, 2, 0, meno 1, e naturalmente in questa cosa avremo meno 1, 2, meno 1, 1, K. Lo pongo uguale a 0, come pongo uguale a 0 quest'altro? 1, 2, 4, 1, 2, 3. Che okay. Sono separati, Questo sarà sempre naturalmente 1, 2, 0, meno 1, e poi avrò un 2, 2 qui, lo sto orlando con la cornice più esterna, in sostanza meno 1, 2, e ho un K più 7. Sono d'accordo? Credo che non ci siano dubbi su questo, li pongo entrambi uguale a 0 e risulta che... Allora qui abbiamo il primo, viene 1 per meno 1 meno 1 per K meno K, 2 per 2 4 per meno 1 meno 4, triangolo con punta verso l'alto è 0 perché viene 0 per 1 0 per meno 1 0, dall'altra parte abbiamo 3 meno, quindi c'è un meno in più 1, triangolo con punta verso l'alto è un 2 per 1 2 per 1 2 con meno meno 2, triangolo con punta verso il basso è 0, questo lo pongo uguale a 0. Poi l'altro, 1 per meno 1 fa meno 1, per K più 7 è meno K meno 7, triangolo con punta verso l'alto è 0 perché c'è uno 0, quello con punta verso il basso è 2 per 2 4 per 2 8, dall'altra parte ho un 2 per meno 1 meno 2 per meno 1 più 2 col meno meno 2, triangolo con punta verso l'alto 2 per 2 4 per 1 4 col meno meno 4, 0 per 2 0 per, 4 per K più 7 è 0, quindi niente. Pongo uguale 0 anche questo minore, applicando quindi il teorema degli orlati, avrò quindi che certamente in questo caso avrò un rango pari a 2. Infatti, posso cancellare questi. Ed è col teorema degli orlati, è un gioco da ragazzi risolvere questi esercizi. Abbiamo meno 4 meno 2 è un meno 6 più 1 meno 5, meno 4 meno 5 uguale a 0, vuol dire K più 5 uguale a 0, ovvero K uguale meno 5, così come viene anche qui, perché guardate, 8 meno 7 è 1, meno 2 meno 1, meno 1 meno 4 meno 5, meno k meno 5 è un altro k più 5 uguale a 0,
ovvero un altro k uguale meno 5. Quindi c'è solo un valore che è k uguale meno 5, per il quale i tre vettori risultano essere linearmente dipendenti. Quindi mettiamoci meno 5 al posto di questo k e di questo k più 7. Quindi i vettori, i tre vettori di R4 sono linearmente dipendenti se k è uguale a meno 5. Quindi il vettore V3 diventa di coordinate in forma di colonna, meno 1, 2, meno 5 è un meno 5 più 7 è 2. Eccolo qua. Ora però, attenzione, guardiamoli bene questi vettori. Si vede come il vettore V3 può essere espresso come combinazione lineare di V1 e V2, d'altronde sono linearmente dipendenti. Guardiamo. Possiamo scrivere V3, che peraltro è meno 1, 2, meno 5, 2. Guardate, lo possiamo scrivere proprio come il triplo di V con 1 meno il doppio di V con 2. Infatti 3 per 1 3, meno 2 più 2 fa meno 4, 3 meno 4 è proprio meno 1, 3 per 0 0, meno 2 per meno 1 è 2, 2, 2 più 0 2, 3 per meno 1 meno 3, meno 2 per 1 fa meno 2, meno 3 meno 2 meno 5. Guardate, 3 per 2 è 6, meno 2 per 2 è meno 4, 6 meno 4 2. E allora eccolo qua. Ora cosa possiamo dire? Che il nostro spazio vettoriale W è un L non di V1, V2, V3, sarà un L di V1, V2. Cioè è generato, perché i vettori linearmente indipendenti sono ad esempio V1, V2. Quindi è un sottospazio generato dai soli vettori V1 e V2. E pertanto la dimensione di W, attenzione, è 2. E quindi una base, in effetti cioè, poi ce lo chiedono alla fine di completarla questa base, è ad esempio B, V1 e V2. Ora ci chiedono di trovare le equazioni parametriche cartesiane del sottospazio W. Molto semplice, prendiamo il generico. Naturalmente a questo punto ci riferiamo solamente ai vettori V1 e V2, su V3 ce ne frega più niente. Il generico vettore V di R4 appartiene al sottospazio W, V a coordinate generiche, scriviamolo come evidentemente vettore colonna per rimanere, per mantenerci nella regola di cui ci ha dato l'esercizio. In questo caso coordinate ad esempio x, y, z, t, o anche se volete x con 1, x con 2, x con 3, x con 4, eh? Questo appartiene a W, se solo se risulta introdotti i due valori scalari reali lambda 1 e lambda 2, risulta che V è pari a lambda con 1 V con 1 più lambda con 2 V con 2. Ricordiamo vettori, abbiamo detto vettori linearmente indipendenti V1 V2 che generano il nostro spazio W di dimensione pari a 2. Ora, ecco le equazioni parametriche subito. Allora, x è uguale a lambda 1 per 1 e lambda con 1, lambda 2 per 2 e 2 lambda con 1, quindi lambda con 1 più 2 lambda con 2. Passiamo a y uguale, lambda con 1 per 0 non c'è, abbiamo y uguale un solo meno lambda con 2, eccolo qua, z, allora abbiamo lambda con 1 per meno 1 è un meno lambda con 1, e poi abbiamo lambda con 2 per 1 è un più lambda con 2, e infine t uguale lambda con 1 per 2 è un 2 lambda con 1 più lambda con 2 per 2 2 lambda con 2. Eccole qui le equazioni parametriche. W, ricordo, è un sottospazio vettoriale dello spazio vettoriale R4, che ricordiamo ha dimensione 4, e quindi il nostro sottospazio W sarà caratterizzato da 4 meno 2 equazioni cartesiane, 2 equazioni cartesiane. Quindi un sistema di due equazioni in quattro incognite. Come facciamo? Abbiamo fatto negli esercizi quelli riguardanti le equazioni cartesiane del sottospazio. Prendiamo la matrice. La matrice è costituita per colonne. Cominciamo. 1, 0, meno 1, 2, 2, meno 1, 1, 2. Poi il generico vettore V, X, Y, Z, T. Questa matrice deve avere rango 3. Cosa facciamo? Applichiamo gli orlati a questo minore che vale meno 1 diverso da 0, e quindi avremo questo minore qui, ovvero 1, 2, come prima, no? 0, meno 1, x, y, meno 1, 1, z, e lo poniamo pari a 0. Otteniamo, allora, 1 per meno 1 fa meno 1, per z, questo è z, fa meno z,
poi 2 per y, 2 y per meno 1 è un meno 2 y, il triangolo che punta verso l'alto sto applicando Sarus evidentemente è 0, meno 1 per meno 1 fa 1 per x, x col meno meno x, 1 per y, y per 1 y col meno meno y uguale a 0, quindi otteniamo che in sostanza l'equazione la scriviamo qui, l'equazione ho tutti quanti negativi, otteniamo che x naturalmente meno y meno 2y è meno 3y, quindi x più 3y più z uguale a 0 è la prima delle due equazioni che formano le equazioni cartesiane del nostro sottospazio. Andiamo a scrivere l'altro minore orlato che dobbiamo porre anche su uguale a 0, visto che stiamo applicando il teorema degli orlati, il rango di quella matrice deve essere 2 come la dimensione del sottospazio, quindi scriviamo il nostro minore diverso da 0, 1, 2, 0, meno 1 e lo orliamo così invece, eccolo qua, da cui otteniamo meno t 2 per y per 2, 4y, triangolo che punta verso l'alto è 0, 2 per meno 1 è meno 2 per x meno 2x col 0 grado 2x meno 2y uguale a 0, eccolo qua, abbiamo ottenuto in definitiva che la seconda equazione è 2x 4y meno 2y è un 2y più 2y meno t uguale a 0, ed eccole allora le equazioni cartesiane che sono, le ripeto, x più 3y più z uguale a 0, 2x più 2y meno t uguale a 0. Infine ci chiedono di completare la nostra base, evidentemente costituita dai vettori v1, v2. Cosa ci mettiamo? Ci mettiamo E3 ed E4, i vettori della base canonica, certamente evidentemente indipendenti, verificatelo voi, è evidente che la nostra base, la possiamo pensare, oh guardate, 1, 0, meno 1, 2, 2, meno 1, 1, 2, cosa ci mettiamo? Evidentemente, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Fate la prova, ad esempio applicando la plus, qui vi verrà un determinante diverso da 0. I quattro vettori sono linearmente indipendenti e quindi la nostra base, oh, la matrice non era B, la chiamo B la matrice, chiamo B anche la base, la nostra base sarà così costituita dai seguenti vettori, naturalmente 1, 0, meno 1, 2 che già c'erano, l'abbiamo completata ad una base di R4, quindi abbiamo aggiunto ai vettori 1, 0, meno 1, 2, 2, meno 1, 1, 2, i due vettori E3 e E4, naturalmente della base canonica, ovvero 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0, 1. Abbiamo applicato il teorema di completamento di una base. Ecco qua. Vi saluto, prossimo video, altri esercizi.